Ah, il primo al mondo l'ha fatto in 7 secondi, il secondo in 43. Nuovo evento e non tanto per modo di dire, ma perché è un nuovo evento per davvero. C'è un nuovo minigioco da fare durante questo evento ed era anche ora. Arriva proprio nel momento in cui mi stavo stufando nuovamente di giocare a Yo-Kai Watch Puni Puni, data purtroppo la sua ripetitività. Direi di fare il primo livello, dopodiché si sbloccherà il nuovo minigioco e potremo vedere qual è. Dovrebbe essere una specie di minigioco con le macchinine, che ovviamente sono alimentate a succhi energetici, quelli che troviamo anche negli eventi Fionda e Punitto. Ok. Ah, interessante. Ah, devo addirittura raggiungere un traguardo, una specie di traguardo sembra. Ok, no, aspetta. Lì mi diceva della tribù Spaventa Tutti. Ma forse non possono partecipare? Però, oddio santissimo. Che devo fare? Ah, in base agli yokai mi ha caricato? Beh, certo non mi sto a leggere tutto, vai. Quindi mi carica in base agli yokai. Ho capito. E questo mi aumenta la velocità. E mi carica qui sotto. Perfetto. La Gear Gauge. Quindi. Ah, posso spostarmi? Ah, perfetto. Quindi se la vedo magari. Ecco, mi sposto. Ah, ma forse devo stare attento, ovviamente. Ok, mancano solo 2 km all'arrivo. Vai, perfetto. Eccolo. Opla. Ah no, i chilometri fatti, non quanti ne mancano. Mi sembrava strano, in effetti. Ah, lì non potevo andare. Sono primo però, sono primo! Yeah! Vai, grandissimo! Quindi fin tanto che prendo dei boost posso continuare? Però, scusa, uno potrebbe andare avanti all'infinito. A meno che non si arriva a 5, ma. No, continua a salire. Cioè, quindi se uno è abbastanza bravo e ha un RNG buono può andare avanti all'infinito. Ma è fantastico. Ah no, ecco il gol! Fantastico! Prima ho fatto a botte con l'altra macchina, ma non è andata bene. Magari vedrò un attimino poi di informarmi su come funziona. Vediamo un po' però se me li conta tutti quanti i punti. No. Non, ne conta solo uno. Ma. Allora, qui farmare come un evento punito o un evento fionda è difficilissimo farmare. Si farma se giochi sempre l'evento, se riesci ad avere sempre la barra piena. Ah, vabbè, allora scusami. Se ci vogliono un certo numero di punti per passare, però non me li conti tutti, è un po' una fregatura. Ora, qui mi dice della tribù sfuggente, ma posso farlo lo stesso con la tribù sfuggente? Sì. Mi dà un bonus allora se uso la tribù che mi dice di usare? Perché a quanto pare non è un divieto di usarla. 1, 2, quasi 3, ok, ci siamo arrivati. 3 massimo. Probabilmente con gli yokai per il nuovo evento si carica più facilmente. Certo. Va bene. Ah, però, che sfiga. Ah, ma posso prenderli lo stesso? Grande allora. Top praticamente, dai. Oh, Speedo Busto! Ma quello andava a sbattere se li prendevo. Caspiterina, che cottordo! Ah, ma se faccio un tempo migliore dovrei prendere più punti. Il problema è che i punti non mi si addizionano. Rimane fermo lì se faccio il livello. Che è una fregatura enorme. Carino sto minigioco, dai, è qualcosa di diverso perlomeno.
Non è sempre il solito Fionda punito o torneo. La paura. Wow. Tempo migliore rispetto a quello di prima, vabbè. Sono stato un pochino più accorto. C'erano anche gli speed bump, quindi era meglio. Bene, andiamo a farci qualche slottata, spendiamoceli questi 30-40 mila punti. Che duramente ho fatto durante l'evento passato, che sì, si farma! Ma a starci un po' tutto il giorno lì. E chi ce l'ha il tempo? Allora, vediamo un po', già subito un ZZ, tripla Z così a primo tentativo! Woo! Ovviamente è dell'evento. Ah, ma questo è il classico... È la viverna. Sì, è un drago comunque. Oddio, drago. Dovrebbe essere la viverna. È dell'evento, sì, perché non compare. Ah, lei è... Tsukuyomi, sì. È Tsukigami Tsukuyomi. Giusto, non Tsukishin. Tsukigami. Va bene, per il resto è tutta robina nuova. Ma oh. Intanto uno dell'evento tripla Z trovato. Facciamone un'altra, magari troviamo qualcosina di interessante. Ok. Ora potrebbe sempre uscire qualcosa per l'evento, magari un tripla S, perché no? Sì, però è proprio a sperarci fino alla fine che esca qualcosa di decente. Ehi, non c'è niente di buono a parte un doppio S che oggi non serve più a niente. Rieccolo qua. Mi chiedo se gli altri yokai degli altri eventi in Arthur siano buoni, perché alcuni vengono riproposti negli eventi. Di quelli passati sono buoni anche per quelli nuovi. Hanno un boost nella mappa, magari. Ah! Il ciclone malvagio! Eh sì, è malvagio, c'è il simbolo del demonio lì. Oddio, il simbolo del demonio in realtà è il simbolo della magia. Però se scrivi Maho è Satana. Vabbè, sì. Beh, per i giapponesi un kanji ha quattro significati diversi. E non è una battuta per davvero. È una cosa vera. Quindi uno Z che è dell'evento, un tripla Z. Facciamo anche il doppia Z magari, eh? Tanto che ci sia... No, non lo possiamo fare. Lo yokai tripla Z che ho trovato in Andario Fleet mi dà un boost di danno. Vabbè, sì, qua dice danno. Contro il boss più forte dell'evento. Quindi mi aiuta nel livello impossibile, cosa che non farò mai praticamente, come ogni volta. Perché non sono capace, ma vabbè. Dai, vediamo un po' cosa esce. Oddio, potrebbe ancora starci, Dai, che esce qualcosa di buono. Dai, tatino. Dammi lo yokai che mi serve. Cioè, non è che mi serve forse uno yokai in particolare, ma... Per davvero l'ultima, per davvero ora. Non voglio spenderci altri punti. Dopo questa basta per davvero, non scherzo. Mi ascoltano! Gli dèi mi ascoltano! Non so quali, ma mi ascoltano. Va bene. Ah! Lui è tribù spaventa tutti! E se mi ricapitasse la tribù spaventa tutti e io vado a mettere lui? Ah, quindi possiamo anche fare le corse degli amici? Tribù oscura. Chi ci sarà tribù oscura? Erra, Komastan, Zero Faust? Mefimaro? Che cacchio di nomi. Certo che... ok, si carica di 2, si carica fino a 3. Si carica a 4, si carica... Mamma mia! Questo perché sono gli yokai dell'evento, probabilmente. A meno che non si crea una qualche sinergia strana tra di loro. Non lo so. Quello come te lo prendevo, saltate. Oh, grande! Yeah! Ah, che peccato. Davvero un peccato. Mi chiedo se le piste siano sempre uguali, perché mi sembrano sempre uguali. Il bumper speed nello stesso punto, i gear nello stesso punto. Potrebbe anche essere sempre uguale la pista. Il che aiuterebbe chi ha una buona memoria muscolare. Praticamente va a istinto. Non va neanche a vista, va a istinto perché si ricorda dove sono piazzati. Dai, facciamo un tempo buono! Nuovo record! Però per il mio amico, non per me. Quindi è una fregatura alla fine. Madonna, 6 addirittura stavolta. Record mondiale faccio.
Le coppe funzionano un po' come i livelli per la fionda e per il punitto. Quindi più coppe fai, più... Però 100, è tantissimo 100. E non è cumulabile. È questo che mi dà fastidio. Perché? Perché così tanti punti ti danno? Per i livelli dopo, che sono più difficili? Oh, 1366esimo. Ah! Il primo al mondo l'ha fatto in 7 secondi, il secondo in 43. Ma no, su Puni Puni non si citta più. Quello che lo fa in 7 secondi, Game Guardian Docet, però finché non lo beccano, sta lì. Poi quando lo beccano, ehi, ciao account da chissà quanti tripla Z fregati. Questo è un evento che non richiede neanche particolare abilità o voglia da parte dell'utente. Ad ogni modo, per il video è tutto, io vi ringrazio come sempre per averlo seguito, in descrizione il link a Instagram e Telegram, e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!